Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo in compagnia dell'amico Damiano. Ciao! Perché questa, altra novità del mondo, diciamo, recensione Fisherlandia, questa è una pre-recensione. Cioè, io ho chiamato l'amico Damiano in qualità di esperto e di utilizzatore degli artificiali IMA. Oggi parleremo di spinning e parleremo di artificiali IMA. Siccome che Damiano li utilizza da molto tempo, da molti anni, e collabora anche con l'azienda che li distribuisce, lo trovo il migliore esperto, perché lo sta già usando da molto tempo questi artificiali, quindi ha capito e sta cercando di capire un po' come funzionano, e quindi voglio cogliere dall'amico Damiano le sue esperienze a caldo. Dopodiché, perché pre-recensione? Perché oggi io vi voglio parlare di tre artificiali, che sono il Kosuke, che è questo, il Navarone, che è questo, e il Ko, che è questo, che sono tre long jerk artificiali di IMA che vengono proposti appunto per affrontare le nostre tipologie di pesche. Quindi ci sarà poi di seguito, più avanti, un video per ognuno di questi, dove vedremo le caratteristiche tecniche qua in negozio, dove vedremo le colorazioni disponibili, le grammature, ne scopriamo quelli che sono, diciamo, le particolarità di questi artificiali, ma soprattutto abbiamo intenzione di fare delle uscite in pesca, quindi delle uscite in pesca dove li possiamo vedere proprio in azione. Questa è una cosa che ci siamo prefissati io e l'amico Damiano. Quindi Damiano, parlaci velocemente di queste tre artificiali. Partiamo dal Kosuke 170. Allora, Kosuke 170 intanto è stata la grande novità IMA 2018-2019, long jerk, che prende le stesse caratteristiche del fratello minore che è uscito l'anno scorso. E per quanto mi riguarda, parere del tutto personale ovviamente, classico artificiale da spigola che viene oltretutto proposto in una misura piuttosto grande. Esattamente, classica misura da long jerk, che può spaventare, ma in realtà è molto efficace, soprattutto per quanto riguarda le nostre coste, certo, coste del Mediterraneo, dalla scogliera con mare formato nella schiuma. Può, diciamo, Damiano, che potrebbe non essere un azzardo, potrebbe essere un azzardo una misura così grossa sulla spigola. Noi siamo abituati sempre a misure assolutamente no. Anzi, potrebbe mare formato funziona bene con questa paletta. Vi ricordo, poi la vedremo da vicino quando faremo la recensione, che ha questa paletta molto particolare, questa nuova paletta, una novità molto particolare, tutti rateli, quindi esattamente, assolutamente. Quindi queste, velocemente, vogliamo toccare, parliamo del Navarone 175, attenzione, questo l'abbiamo detto, floating, quindi assolutamente galleggiante. Navarone 175, anche lui floating, artificiale, sempre novità in campo IMA, e anche lui classico long jerk. Diciamo che hanno deciso finalmente, dopo mille richieste, di allungare, diciamo così, la misura degli artificiali. Diciamo che sono venuti un po' incontro, sì, a quelle che sono le nostre necessità. Diciamo che questo potrebbe essere tranquillamente posizionato nella serie long jerk, magari da barracuda, tranquillamente, da serra, anche, cioè, da palamite, soprattutto anche da palamite. Anche da palamite. Ecco, questa era la domanda, mi ha anticipato. Il discorso della palamita, del pesce azzurro, è sempre un po' delicato, perché molti di noi hanno la convinzione che la palamita mangi su artificiali di più piccole dimensioni. Sì, di solito mangia sul jig, ma però molto spesso capita, soprattutto in Liguria, al nostro Damiano capita ogni tanto. Parliamo invece dell'ultimo della serie dei long jerk, che è il Ko 175S, attenzione. Sì, esattamente, che è un sinking, anche lui fascia long jerk, si differenzia dal Navarone appunto perché è un affondante. E stiamo ancora un attimino cercando di capire il suo nuoto, perché essendo una novità non ho avuto ancora modo di usarlo tantissimo. Eccolo qua. È un artificiale molto molto sottile. C'è da dire che hanno delle rifiniture anche molto importanti. Esattamente. IMA, ricordiamo che è un'azienda giapponese che produce artificiali tutti verniciati a mano e artificiali di un certo spessore. Certo, certo. Sono belli sia dal punto di vista estetico che alla vista, sia dal punto di vista anche del nuoto e dell'efficacia in pesca. Questi quindi sono i tre long jerk. Vi ricordo ancora che questa è una pre-recensione, quindi abbiamo voluto intavolare il discorso con voi
quindi per cercare di vedere da vicino, anche perché poi ci saranno le varie recensioni di ognuno di questi. Io Sì. e l'amico Damiano, ve lo ricordo ancora, ci siamo accordati per farci qualche pescata insieme, quindi lo vedremo un po' Prima di tutto per insieme, divertirci, per per provare divertirci, quindi vedremo anche. anche un po' qualche consiglio sull'utilizzo, perché credo che l'utilizzo di questi artificiali sia importante. Una domanda che so che tu l'hai già provato, hai già provato a fare qualche test: il barracuda, che molti di noi conoscono in qualità di predatore sul longjack, sulla solita gercata, preferisci l'affondante o il galleggiante in questo caso, se parliamo di questi due, del Co e del Navarone? Allora, domanda difficile perché allora, in teoria funzionano entrambi. Finora ho usato di più il Navarone, ma ho avuto anche qualche risposta per i barracuda che stanno girando in questo periodo con recupero molto molto lento con il Kosuke, perché ha un rolling molto particolare, un nuoto stupendo e adescante soprattutto sui Certo, barracuda. spieghiamo che il rolling è il Il movimento movimento, sì, dell'artificiale io sul dico suo rolling, poi non so asse. se è il Sì, termine no, esatto, praticamente, ma no, no, potrebbe comunque essere il termine esatto, però lo dico sempre perché magari questa qualcuno. paletta Esatto. gli dà un nuoto totalmente particolare sotto il pelo dell'acqua e si è recuperato molto lentamente, proprio anche bellissimo da vedere. Almeno E io ha questo personalmente quando movimento. pesco mi concentro anche alle volte solo a vedere il nuoto per capire come usarli al meglio. È Vi ricordo interessante anche sulla sempre, come cercata. vi abbiamo sempre consigliato noi, sugli artificiali nuovi o che magari non conoscete, di provarli sempre un attimo, quindi visivamente guardate come muovere, Di eccetera, eccetera, giorno. di giorno, esatto, perché così avete un controllo a pieno, dovete immaginare l'artificiale come muove una volta che siamo in pesca per dare il massimo di quello che è l'espressione di questo artificiale. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo fatto questo flash, questa pre-recensione flash. Ringraziamo l'amico Damiano di essere stati con noi, lo Grazie rivedremo poi Fisherlandia. nelle varie recensioni di questi prodotti. Quindi continuo a chiedervi di seguire le nostre pagine Facebook, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete un like al video e condividetelo. Ci vediamo quindi ai prossimi video con l'amico Damiano e come sempre diciamo noi che la pesca sia Sia con con voi. voi. Ciao ragazzi Ciao. e grazie.